E a casa sollievo della sofferenza, l'ospedale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo è stata installata da qualche settimana anche l'ultima versione del robot chirurgico Da Vinci, denominata XI, la punta più avanzata della tecnologia mini-invasiva attualmente in circolazione. A pochi giorni dal collaudo, la piattaforma robotica è stata già utilizzata per diversi interventi chirurgici mini-invasivi. Il robot Da Vinci è un telemanipolatore, è un qualcosa al quale nessuno dà degli ordini precisi, precisati prima dell'intervento, ma il chirurgo che agisce attraverso i vari joystick, attraverso i vari comandi e fa fare al robot esattamente quello che il chirurgo vuole. Quindi la sostanza è che il robot altro non è che un device, uno strumento nelle mani del chirurgo che rimane sempre nel totale controllo dell'intervento chirurgico. La possibilità di poter arrivare in spazi anatomici angusti proprio per la potenza della telecamera che ingrandisce di 10 volte lo spazio anatomico e una tridimensionalità che permette al chirurgo di sentirsi molto a suo agio in spazi anatomici assolutamente irraggiungibili. I vantaggi per il paziente sono molteplici. Si sveglia dopo l'intervento solo con dei piccoli accessi di pochi centimetri di diametro e quindi piccoli tagli, poco dolore, una più rapida ripresa funzionale, qualunque sia il tipo di intervento a cui è stato sottoposto. Agevola il lavoro del chirurgo perché la versatilità degli strumenti utilizzati permettono una manualità che il chirurgo normalmente con le proprie mani non potrebbe avere. Voi pensate che abbiamo degli strumenti che hanno una particolare straordinaria capacità di poter fare una rotazione a 360 gradi. Una mano non è in grado di poter fare questo. Grazie.